Chic e raffinata, ma al tempo stesso dinamica e potente. Sto parlando della nuova DS3 Performance, disponibile sia in versione berlina che cabrio. Siamo venuti a provarla nelle campagne intorno a Firenze, abbiamo attraversato il Passo della Futa, un percorso ideale per apprezzarne la sportività. Ecco, si tratta di una sportività tangibile, ma che comunque è alla portata di tutti, quindi non esagerata. Non c'è che dire, le sensazioni alla guida sono eccellenti. Nuova DS3 Performance ha un handling eccezionale. Rimane incollata all'asfalto dimostrando di avere un'ottima tenuta di strada. Grazie al differenziale Torsen mantiene splendidamente la traiettoria in curva e la frenata è eccellente. Insomma, ci si diverte, ma senza esagerare. E poi si fa apprezzare il sound del motore, un 1.6 THP benzina turbo ad iniezione diretta, un 4 cilindri da 208 cavalli. Qui tutto profuma di sport e prestazioni, dall'assetto ribassato ai pneumatici dedicati Michelin Pilot Supersport, dai sedili avvolgenti in pelle, tessuto e alcantara, alla plancia con firma DS Performance. Offre tanto, ma non è impegnativa, è pepata, ma non scorbutica. Insomma, un giusto mix di raffinatezza e brio. Per i più esigenti c'è anche la versione Black Special, superiore per equipaggiamenti e ovviamente anche per prezzi. E per i più sofisticati l'edizione limitata a 39 esemplari BRM Chronograph, con carrozzeria color oro e orologio al seguito. Il suo limite può essere il prezzo, la berlina parte da 27.150 euro e la cabrio da 30.400, ma soprattutto se la deve vedere con competitor come Mini Cooper S o Audi S1. Se una tranquilla familiare non basta e un SUV appare ingombrante, ecco pronta la terza via, la Crosswagon by Audi. Dal momento del lancio nel 2009, la 4 Allroad ne ha fatta di strada. Oggi la Wagon, ottima per l'asfalto e buona per lo sterrato, si rinnova confermando le doti di auto premium votata a qualsiasi impiego. E per testarne meglio le doti 4x4 siamo volati a Catania e da lì sull'Etna. Paesaggio lunare e tanta terra per sporcare un'auto che sa viaggiare in queste condizioni meglio di molti fuoristrada. Il divertimento è assicurato, basta vedere come si comporta l'automobile su questi fondi. Siamo proprio alla base del cratere sommitale dell'Etna e guidare è assoluto divertimento. La trazione integrale 4 è permanente con differenziale centrale autobloccante, mentre l'altezza da terra è maggiorata di 34 mm rispetto alla sorella Avant. Ovvio però, la carrozzeria costa e a proteggerla ci pensano la protezione sottoscocca e i robusti paraurti. La prima volta sulla 4 viene inserita la modalità off-road, che, come dire, non è semplicemente un aspetto formale, ma è combinata con un sistema di ammortizzatori elettronici. Quindi per la prima volta la 4 Road può garantire delle performance fuoristradali in maniera concreta attraverso un sistema di sospensione di ammortizzatori innovativo. Le soluzioni interne sono invece mutuate dal modello Wagon e il lusso e il comfort la fanno da padroni.
La nuova Allroad è già in vendita con i motori diesel TDI, ma la famiglia crescerà a breve con il debutto della versione da 190 cavalli e l'interessantissima variante benzina 2000 TFSI da 252 cavalli, che sarà l'unica a montare la nuova trazione integrale Ultra. Il sistema Ultra, e quindi l'elettronica che abbiamo installato a bordo di questa vettura, riduce questi attriti e quindi è in grado di consentire una gestione dell'efficienza migliore rispetto al non farlo. Che altro dire, Audi A4 Allroad sembra proprio mettere tutti d'accordo, sovrapposizione ideale di un'auto premium, spaziosa come una familiare, ma capace di arrampicarsi dappertutto. Erede della mitica Legacy, la Subaru Levorg ha il non facile compito di sostituire un modello simbolo del brand nipponico. Per riuscirci, l'inedita station wagon del marchio delle Pleiadi decide di indossare un vestito sportivo, senza però penalizzare lo spazio interno e il comfort di guida. Esteticamente la Levorg cattura l'attenzione con un frontale aggressivo, che prende spunto dalla VRX STI da 300 cavalli, e propone una generosa presa d'aria sul cofano, gruppi ottici allungati e cromature attorno alla griglia del radiatore nella zona dei fendinebbia. Lunga quasi 4,70 m, la vettura giapponese si caratterizza per degli interni dal gusto sportivo, anche se i materiali non sono particolarmente lussuosi e i comandi un po' troppo numerosi, specialmente sul volante. In compenso lo spazio per i passeggeri non manca, l'abitacolo è luminoso e il bagagliaio, piatto e dalla forma regolare, arriva quasi a 1500 litri di capacità. Sotto il cofano la scelta è limitata al solo 1600 boxer da 170 cavalli, abbinato al nuovo cambio automatico CVT Lineartronic a 6 rapporti. Non brillantissimo ai bassi regimi, ma si riprende con agilità e spinge forte appena si sale con i giri, garantendo prestazioni interessanti. La velocità massima raggiunge i 210 km orari e lo scatto da 0 a 100 è completato in meno di 9 secondi. Come tradizione Subaru non manca poi la trazione integrale permanente, che permette alla Levorg di affrontare senza paura ogni tipo di terreno e condizioni d'aderenza. Insomma, una familiare sportiva, divertente da guidare e molto comoda. Ecco a voi Renault Megane Sporter, ovvero la versione con carrozzeria wagon della media francese. In parte l'avevamo già conosciuta allo scorso Salone di Ginevra, ma solo nella più sportiva variante GT. Esteticamente riprende lo stile della sorella a 5 porte e non sembra pagare troppo l'adattarsi alla forma da auto familiare. La vita di bordo e la capacità di carico sono ovviamente i suoi punti di forza ed è tra le station più grandi del segmento. Il bello arriva quindi aprendo il bagagliaio. Ad accoglierci ci pensano 580 litri di capacità di carico, ma è la versatilità a stupire. Il pianale si può posizionare su due altezze differenti e lo spazio è frazionabile in due settori separati. Non solo, fanno la loro bella figura anche le tasche laterali per non disperdere oggetti sul pianale e non mancano pure un paio di ganci per appendere buste della spesa o i manici di una borsa. Già dal lancio la nuova Renault Megane Sporter 2016 offre una gamma di motori completa, con le unità a gasolio che la fanno da padrone. Si parte col 1500 DCI da 90 o 110 cavalli per passare al più brillante 1600 DCI da 130 o 110 cavalli nel caso della versione con Hybrid Assist, che lavora da alternatore e che ricarica la batteria in fase di decelerazione. Due le cilindrate anche per il comparto benzina, 1200 e 1600. Insomma, a ognuno la sua Megane Sporter.
Ha quattro motori, più di 580 cavalli di potenza e raggiunge i 308 km orari di velocità massima. Quella che potrebbe sembrare la scheda tecnica di un aereo sono in realtà i dati più importanti della nuova Honda NSX, inedita supercar del marchio giapponese. Questa sportiva si caratterizza per uno stile aggressivo e moderno, con soluzioni estetiche che puntano ad ottimizzare sia l'aerodinamica che il raffreddamento del gruppo propulsivo. Quest'ultimo è composto da un motore 3.5 V6 biturbo posizionato centralmente e da tre unità elettriche, due anteriori ed una posteriore, per una potenza complessiva che raggiunge i 581 cavalli. Il particolare schema a quattro propulsori, abbinato all'inedito cambio a 9 rapporti a doppia frizione, permette di formare un sistema di trazione integrale, ma anche di fornire ad ogni ruota dell'avantreno il giusto carico di coppia in curva. Prodotta negli Stati Uniti con materiali leggeri e tecnologici come la fibra di carbonio, l'acciaio e l'alluminio, NSX propone un abitacolo raccolto, forse persino un po' troppo, ma con un posto di guida ben disegnato e con eccellente visibilità. Buona anche la tecnologia di bordo con schermo touch da 7 pollici e sistema Honda Connect. Per adattarsi ad ogni esigenza, la sportiva nipponica ha infine un sistema di configurazione della vettura con 4 diversi settaggi, in grado di renderla docile come una tranquilla city car, oppure tramutarla in una belva rabbiosa, pronta ad aggredire senza paura i cordoli di una pista. Eccola la nuova Mercedes AMG GTR 2017, pesa quasi un quintale in meno della GTS, arrivando a 1554 kg. E dal reparto AMG sono intervenuti praticamente dappertutto, facendo il lavoro sporco ispirandosi alla perfida GT3, che in pista ci va sì, ma per professione. Una dieta ferrea votata alla leggerezza e modifiche aerodinamiche con tanta voglia di migliorare le prestazioni e il comportamento. Sulla nuova AMG GTR debuttano i parafanghi in fibra di carbonio, l'alettone posteriore, le nuove prese d'aria con calandra ispirata alla sorella Mercedes GT3. Gestendo dall'interno l'auto tramite il tasto Race, è possibile addirittura comandare le appendici nel sottoscocca. Ma quello che conta è il motore. Nella cilindrata apparentemente piccola di 4 litri ritroviamo un V8 biturbo da 585 cavalli e 700 Nm di coppia. Tanta potenza gestita alla grande dal cambio automatico a 7 marce a doppia frizione. Il sound della GTR è poi garantito dal nuovo scarico in nobile titanio. Anche questo ha alleggerito per l'occasione di quasi 6 kg. L'asse posteriore sterza e questa rappresenta una delle novità maggiori di casa Mercedes. Le ruote dietro sterzano nella stessa direzione delle anteriori fino ad una velocità di 100 km orari per migliorare la maneggevolezza e l'agilità, mentre controsterzano oltre i 100 orari a vantaggio della tenuta di strada. Cambiata anche la mappatura del cambio con tanto di prima allungata e settima accorciata. Insomma, tutti i lavoretti di Cesello con l'unico scopo di muovere forte questa Mercedes AMG GTR. Missione compiuta.